Afflitto prende il via quest'oggi, 12 agosto, la 38esima edizione della Sagra del Fusillo Felittese organizzata dalla Proloco, presieduta da Angelo Vilardi, che tra poco incontreremo. Una grande manifestazione che è l'occasione per degustare il principe della gastronomia locale, il rinomato fusillo, abbinato naturalmente a tante altre specialità locali, il tutto innaffiato dall'ottimo vino. Tanti gli eventi collaterali, tra cui diverse mostre, una dell'artista Rita Corrente, l'altra del professor Antonio Suriano. Adesso noi entriamo nel regno dove vengono realizzate le prelibatezze che tantissimi turisti, ma anche residenti naturalmente, possono degustare, ed incontriamo il presidente. Andiamo in cucina. Okay. In cucina dunque incontriamo il presidente. Allora, la sagra inizia oggi con grande entusiasmo da parte di tutti. Sì, infatti oggi comincia la sagra, abbiamo fatto prima la benedizione con il nostro parroco Don Domenico Sorrenti, oggi siamo già aperti fino al 24 d'agosto, sia a pranzo che a cena. Tutte le sere saranno animati da musica popolare e altri eventi, e poi avremo gli stand espositivi dei nostri prodotti locali. Abbiamo poi l'opportunità anche di conoscere i luoghi più belli di questo paese, perché sono tante le risorse di Felitto, a partire da Remolino, per continuare con il centro storico, il museo e quant'altro. Sì, infatti, come stavi dicendo, la sagra non è soltanto qua, ma è tutto Felitto, quindi avremo l'apertura delle oasi giù a Remolino con le visite guidate sia in canoa che in pedalò, avremo dei ragazzi che faranno passeggiate con a piedi, quindi del trekking, e in più avremo sempre il museo aperto della civiltà contadina nel centro storico. È bello infatti proprio questo, vedere che si lavora tutti quanti insieme, nessuno tra gli enti, tra le organizzazioni che sono presenti qui sul territorio cerca di fare le scarpe al vicino, anzi si lavora tutti per uno stesso fine, che è quello di portare qui gente a comprare sicuramente i prodotti del territorio, ma anche, perché no, a far pubblicità al territorio fuori. Sì, infatti la sagra non siamo solo noi come associazione Proloco, ma abbiamo l'amministrazione comunale che ci dà una forte mano, la BCC da Guara, i comuni cilentani che hanno aperto da poco e ci hanno anche loro dato uno sponsor, ma tutti i felittesi ci danno una mano, tipo con le signore che ci fanno la manifattura del fusillo, perché sennò noi non potremmo mai fare questa magnifica festa. E allora guardiamolo da vicino il fusillo, perché i ragazzi della Proloco hanno preparato questa tavola in cui c'è praticamente tutto. Partiamo dal fusillo. Sì, infatti questo qua abbiamo questo fusillo sia con il ragù di vitello che con il ragù di castrato. Come antipasto abbiamo un misto di formaggi e salumi, quindi abbiamo del capicollo, del cacicavallo e del pecorino, con un'aggiunta di melanzane arrostite. Invece come secondi abbiamo la bistecca di carne, che sono tutti carne allevati qui a Felitto, tutti allevatori nostri. La trota invece la prendiamo nelle zone, negli allevamenti di trote ittiche. Poi abbiamo sia il ragù di vitello che il ragù di castrato, che servono per fare il sugo al nostro fusillo. Come contorni invece abbiamo aggiunto dall'anno scorso il ciao lido, che è un misto di peperoni, zucchine, melanzane e pomodori, tutto amalgamato con dell'olio extravergine d'oliva e delle foglioline di menta. Poi abbiamo le patatine fritte e del buon pane casereccio. Come assortimenti di vini, quest'anno abbiamo preso del vino russo, che è una cantina qui di Felitto, che ci ha portato il Castel San Lorenzo DOC. Si chiama così, ma sono vitigni di Felitto. Poi abbiamo la cantina Rizzo, che è una cantina di Felitto, che è un ottimo aglianico, un aglianico di 14 gradi. Poi abbiamo due vini locali, abbiamo questo è Caroccia Giuseppe, che è un Merlot, un Sangiovese e un Barbera, e poi abbiamo Chiara Murra, che è un ottimo Barbera. Perfetto, allora abbiamo raccontato anche i vini, questo è quello che le persone che verranno a Felitto potranno degustare. Intanto ricordiamo che la sagra dura fino al 24 agosto a pranzo e a cena. Grazie naturalmente ad Angelo Vilardi per essere stato con noi e per ospitarci, naturalmente grazie a tutti i ragazzi della Proloco, salutiamo Angela Di Stasi, che è il segretario della Proloco, grazie a tutti per l'attenzione.